chiamo gli zingari. Ragazzi, vi dico solo che sono molto motivato perché qualcuno qua ha fatto il furbo. Visto che ho degli amici zingari, bastardi, iniziamo subito, va? Che oggi la vedo dura. Oggi la vedo dura. Allora, lo dico con l'ansia da prestazione. Perché mi avete fatto venire l'ansia questa cosa del Code Words. Lo volevo fare così per gioco, cavolo. L'avete presa sul personale. ero su in classifica, ma adesso no, non è che mi sei da competizione, siccome so di non saperli fare. Ansia, con l'ansia, c'ho l'ansia. Siccome so di non saperli fare, adesso c'ho l'ansia da prestazione. Proverò a mettermi in modalità hacker suprema. Così, non lo so. Aspetta. Provo a mettermi in modalità. Anzi, guarda. Provo a mettermi così, in modalità hacker suprema. Vediamo un po', se magari con l'occhiale. Tra l'altro c'è più polvere qua sopra. Perché. No, allora. Come diceva Francesco, in realtà non servono per imparare a programmare. Anche un minimo anche. Assoluto servono per entrare col focus lavorativo, soprattutto ma soprattutto ti servono per come si dice, per imparare un po' a ragionare in modo diverso sui problemi. Ora non so se a voi vi è capitato, credo di sì, però almeno ditemi di sì così mi fate sentire meno schifo. Quante volte vi è
Quante volte vi è successo di non saperlo poi risolvere, di non risolverlo alla fine il kata, di lasciarlo lì perché non l'avete risolto, no? Non so se mi è successo. Ciao Gianluigi. Cioè succede, il kata non è che lo devi risolvere per forza, devi solo sforzare un po' per provare a risolverlo, se no lo lasci lì e via. Il volume della musica va bene? No, oggi divisa hacker. No, ma è normale. No, ma Vale, è normale in realtà. Ma per te, Francesco, perché sai programmare? Noi poveri schifosi non sappiamo programmare. Dite che devo mettermi anche la mascherina? No, sono più bello senza mascherina, sono più bello così. Senza mascherina. Se no me la metto la mascherina, se volete. Non ce n'è Covid. Vabbè, PHP è più semplice, fa quelle PHP. Quindi PHP. Grande, grande ragazzi. No, credo che onestamente questa cosa qua del Code Wars insomma ci si diverte. E tra l'altro potrei fare Code Wars sempre con questa modalità PHP, task e task. Vabbè, allora smerdaci, che cazzo tu gli smerdaci, noi che non sappiamo programmare. Cioè, tra l'altro arrivo da una nottata molto difficile, che sono sveglio dalle 2, praticamente 2 e un quarto, per un mal di pancia allucinante, non vi dico dove ho passato la mattina fino alle 8, perché... No, no, ma non ce n'è che sono assurdi, non sono assurdi, alcuni sono anche relativamente semplici, alcuni però magari sono... Ora poi dipende come lo fai, adesso io vi faccio vedere come lo faccio io di solito. Figa, figa. È bello, è figa iniziale, figa. Figa, figa se faccio schifo. Tra l'altro rispetto a ieri, quello che avete dato ieri, il feedback di ieri, ho aumentato anche un po' la risoluzione e dovrebbe vedersi meglio anche lo schermo, credo, spero, vediamo un po'. Adesso condivido, dai. Ora proviamo, come faremo solo quelli JavaScript, faremo il discorso anche di praticità dell'ambiente. Adesso vi faccio vedere come sono configurato io. Allora, innanzitutto, aspetta che abbasso la musica, così non si vede. A trovarvi su Code Wars. Allora, guarda, ti registri su Code Wars, ti registri. Ah, aspetta, guarda, c'è il comando Code Wars. Qua trovi tutto. Anzi, fammelo mettere anche qua. Code Wars. Lo metto anche nella descrizione. Ok, lo trovi anche il comando Code Wars. Ti registri, puoi usare anche GitHub se vuoi, così fai prima. E una volta che ti registri, in classifica sei più alto di me, 108. Sì. una volta che ti registri, poi vai nel tuo profilo e metti come clan, metti quello, così almeno entri anche te nel magico clan. Tanto dietro di me solo Walter che si è registrato e Vale Cas che più o meno si è registrato e avrà fatto qualcosa. Beh, però ho lo stesso rank di Valentino, che non so se è un bene o un male, se è un vantaggio o no. Dato questi chiari qua non vedo un cazzo, ma fa figo. Fa figo con i chiari così, no? Il Code Wars direi che va bene. Lascio così. Allora, non vedo veramente niente. Così, allora, non ho fatto... Eh sì, da 7 a 6, sì, infatti i bastardi non li vedremo mai più. Non ho fatto un tempo ancora a finire l'articolo, perché ieri sera ho iniziato a star male ieri sera e non ho dovuto aspettare il PC. E sono andato a giocare alla Switch sul divano perché ero veramente collassato. Però per dirvi due cose, velocemente, da chi non l'ha mai fatto, chi magari arriva adesso rivedrà il video. Una volta registrati qua, siete nella home page, avete due scelte. O fate, diciamo qua, cliccate su Fundamentals, ok? E vi fa fare quelli, diciamo, del livello precedente al vostro, comunque sia più semplici del vostro rank. Se fate rank up, invece, vi fa fare problemi più difficili del vostro livello, così aumentate. Primamente sono più difficili e sarà più difficile farli per voi, no? Altrimenti, se siete ignoranti come me, poi alla fine questo è Code Wars, andate qua su kata, andate qua, avete l'elenco di tutti i kata
disponibili che ci sono, e qua avete la difficoltà, vedete qua 8, 7, 6, 5, no? Quindi se non volete fare rando, la prossima volta farne uno di un KU lì, non sapevo neanche scrivere la prima riga. Esatto. Ok. E oppure potete filtrare anche in base a quello che volete fare quel giorno, tipo arrays, o se volete lavorare sulle stringhe, no? Fate strings, prendete. No, che c'è la democrazia, perché qua mi stanno battendo tutti. Mi stanno battendo. Questo è bello, 16-18, 214, è meraviglioso. Ah, questo zuzonaccio non si può neanche dove iniziare. Fatelo se... Se vi capite, perché è meraviglioso. C'è anche un JavaScript. Poi... tra l'altro qua, se andate, se avete informazioni aggiuntive, che è un po' quello che poi ho riportato su, che sto riportando sull'articolo, sì, comanda Avalon in questo momento. se andate qua e cercate, vedi qua ranking, no? Dov'è qua? Sì, e vedi, ecco. Qua avete la descrizione del ranking e come si fa praticamente ad avanzare. Ok, quindi molto visitato. Cioè, sta pagina qua c'è anche aspetta, dov'era? No, training setup, no, dov'era? Qua leaders, no, questi sono i leaders. No, c'era qua sulla pagina qua, ci ha spiegato. Non mi ricordo, c'era una pagina in cui spiegava. Tanto ho sbagliato, perché ho resettato il mio account per farvi un favore, quindi sono tornato a un rec basso e ho tolto tutti i catalogo completati. Vabbè, poi c'era una pagina in cui spiega questo, ma con un'immagine, però era nera, quindi era qua per forza. Vabbè, fa niente. Comunque, vi faccio vedere come faccio io e come faremo poi da qui in avanti su... Stamattina, non ti preoccupare, Merlin. Non ti perdi niente. Ok. GitHub Desktop. Pensavo di avercelo, non ce l'avevo, adesso lo mettiamo al volo. Cazzo, se sei brutto. Mica faccio brutto così, vieni qua raga, fai brutto. È in hangover, sì, più o meno sì. Allora, ho preparato un repository su GitHub, sul mio profilo. Sono già loggato, non rompere. Umberto Lesi sono io, sì. Non mandare niente le statistiche, per l'amor di Dio. CodeWars, eccolo qua. CodeWars. Clonalo lì su documenti, è perfetto. Ok. Poi a questo punto, guarda, è piccolino sto schermo, adesso poi davanti però. Lo apriamo. Io faccio così, guardate. A parte questo repository, che è quello che useremo, ma in generale. Comunque lancio Visual Studio Code qua. Presente. No, presente. Questo mettiamo dopo. Devo mettere un po' di zoom per voi, più che altro. Ok, così. Tra l'altro dovrebbe essere più nitida l'immagine che esce fuori. Qua ditemi se è così quando apriamo il codice.
Cold Wars. Ah, quando non ho fatto. Vabbè, lo faccio adesso. Mi faccio una che si chiama EPP00. Poi ci mettiamo delle cose che poi vi dico. E poi EPP0001. Facciamo con 4 cifre, non con 3. Visto che ne vorremmo fare tanti. Così sono già in ordine. Qua dentro ci mettiamo un Redmi.md, in cui ci mettiamo Katas e mettiamo l'elenco di quelli che facciamo, altrimenti 8Q o facciamo un 7Q. Ogni volta andiamo ad aggiornare questa lista, ok? Adesso se ne avete uno che volete propormi, incollatemi il link in qualche modo e così lo possiamo fare, se no lo scelgo io. E poi qua dentro ci mettiamo anche il file e vi faccio vedere come faccio di solito per fare Code Wars utilizzando Visual Studio Code. C'è chi li fa anche direttamente sull'interfaccia loro con i0 Intelligence, i0 tutto, però non è il massimo. Cioè, nessuno sa le istruzioni a memoria quando fai punto qualcosa, cioè non ha senso, quindi meglio fare così. Ho visto anche chi li fa davvero, che è forte. Ecco, adesso però il problema è copiarmelo qua sopra. Come si può fare? Sai come si chiama? Mi dici il nome di quello? C'è il search, dimmi il nome, lo cerco per nome. Vorrei iniziare con un 8 comunque, che no, me li fa, ragazzi, Giorgio Lanzi, non me li fate difficili. Maximum length, non lo so fare di sicuro. Sette. Ah. Sì, questa l'ho chiamata da Code Wars e dal fatto che non mi sento bene. Assoluto da Code Wars, facciamo gli hacker oggi. Fa molto hacker così la BM. Adesso devo mettere un'altra felpa magari per fare ancora più hacker, ma ora facevo questa di Expert Insider, sono lasciato questa. Allora, secondo me, che dice qua? You're given two arrays, A1 e A2 o string. I string letters A to Z. Ok, if A1 ritornare meno 1, e fin lì è facile. Ok, meno 1. Quindi invece devo trovare. Ma cosa, niente, non ho capito. Non ho capito la domanda. Al secondo dei due vuoto si torna vuoto, meno 1. Ok, e vabbè, facile. Find max. Ah, devo trovare il massimo, la lunghezza massima delle due. Quindi controllare il primo e il secondo e poi uscire fuori il massimo. Vabbè, questo forse lo possiamo fare. Però quello che volevo fare io era, come ho detto, partire con uno semplice, no? Si parte, allora io la mattina faccio veramente così. Parto ammalato, sì, non ho dormito, è stato successo tanto. Facciamo stare. Io parto di solito con un 8, una roba del genere, ok? E poi faccio 7 e poi provo a farne uno del mio, uno del rank sopra. Questo è come faccio io, ognuno c'ha il suo metodo. Però l'8 lo fai perché almeno accendi il cervello fondamentalmente, no?
Quindi fa vedere questo, multiply questo. Questo codice non funziona. Ok. Non l'ho fatto, perché mi dice Trinity? L'ho fatto. Mi sa che l'ho fatto questo, se mi dice Trinity. Mi sembrava però. Va bene, niente, facciamo un altro. Even or odd, bene. Ma ho fatto anche questo, ma scusa, come è possibile? Non mi ricordo. Allora, mettiamo solo gli 8. Sum of positive, vediamo. 3. Oh, questo non l'ho fatto. Vabbè. Boh, quell'altro dice che l'ho fatto, non mi ricordo quando. You get an array of numbers. Return the sum of all of the positive ones. Ma ragazzi, questo, via. Sum of positive. Allora, quello che faccio, che faremo è questo. Andiamo qua. Mettiamo già studio code. Questo. Mettiamo anche il titolo, così non ci sbagliamo. Ok, e poi il titolo lo trasformiamo in un file JavaScript. JS, magari togliamo. Tutto lo facciamo minuscolo. Ok, e qua abbiamo il nostro JavaScript meraviglioso. Qua poi zoomeremo il codice. Poi prendiamo. Prendiamo la funzione, ok, la mettiamo qua, e siccome non abbiamo noi il framework che ha lui qua di strobo qua, no, con l'equal e così via, io faccio così, faccio, prendo questo tipo, no, mettiamo così, e qua facciamo per esempio un console log di result. Ok, bellissimo, speech result, bellissimo result, poi adesso ce lo inventiamo. Ok, poi ne prendete un po' di questi, e li mettete qua sotto, bello questo con l'array vuoto. Ok, in questo modo qua è più semplice anche testarli. Faccio prima prendere tutto e cancellare, aspetta. Da qua, si vede meglio. Ok, questo, boom. Boom. Ok. Easy, no? Poi dopo, una volta che avete fatto, prendete il codice, lo mettete qua e fate test. Ok, per lanciare questo codice qua, come si fa? Result vale 0. Per lanciare questo codice fate run, scusate, terminal, aprite un terminal qua sotto, direttamente Visual Studio Code se non volete aprirne un altro nuovo, andate sull'episodio giusto, test, come si chiama questo? E poi fate node con il nome del file, ok? Questo è quello che ho scritto nell'articolo praticamente. Quando fate così, lui ve lo lancia, ok? Direttamente, così lo vedete qua. Quindi sfruttate Node per compilare questa roba qua, e lo fate al volo, così, no? Senza... così, easy, ok? Chiaro? Avete mai fatto così? Voi facevate così? Questa è una curiosità mia. Ma sentite la musica? Sono palloso stare tutto il tempo col silenzio. Così ti viene un po' meglio. Secondo me.
po' più semplice anche, se no diventi pazzo su roba. Allora, innanzitutto andiamo a vedere, qua dice che se so controllare che l'array sia vuoto. Perfetto, no, così per fare questa roba qua più che altro è comodo, poi vi salvate anche tutto il file così com'è e ci avete tutto lì, capito? Per quello serve. Allora, if r.length uguale a 0, cosa torna a 0 lì? Boom. Ok, quindi in questo modo qua poi faccio una confusione fra C sharp e cose. Dai che abbiamo 25 minuti. Ah, Code Wars facciamo così, eh. Dove arriviamo arriviamo. Se facciamo 1, 10, 100, dove arriviamo arriviamo. Length, se non è scritto male. Come cazzo scrivo length? Così. Empty. Ah, già questo funziona. E vai, sono già felice così io. Ok, quindi un test lo abbiamo superato. Un test lo abbiamo superato. È già qualcosa. Poi qua bisogna fare un for. Devo fare un for. E qua ho già fatto una cosa che di solito non avrebbe fatta necata. Però cerco di memorizzare. Cerco di memorizzare questa sintassi. La sintassi del for è difficilissima. Qua possiamo mettere let innanzitutto. Che devi mettere let index 0. Poi array.length ce l'abbiamo. E poi qua ar. Ok. E quello che faccio a volte e fare questo, ho scritto il for così, lo prendo e lo riscrivo da zero, for, capito? E lo riscrivo per prendere praticità e ricordarmi come. Poi qua facciamo if element maggiore di 0 result più uguale element. Ok, in questo modo qua sommo solo i positivi. Vediamo. Quindici, tredici, zero, nove. Attenzione ragazzi, potrei aver risolto il primo ragazzi. So che era facile, ma c'è sempre un'emozione. 15, 13, 0, 9, qua quando c'è 15, 13, 0, 9. Bellissimo, sono un grande. Quindi adesso, una volta che l'avete fatto, prendete il codice che avete scritto, lo mettete al posto di questo. Ciao, a dopo, grazie di essere passato. Comunque, se riesci a passare, fate test, fate qua. Se fate il test, li avete passati tutti. Grande, sono un grande. E poi fate attempt. Lui fa dei test. Fa dei test uguali a quelli che avete passato e poi fa dei test random in più. E lo avete passato. Quindi
Poi, quando fate submit, submitting the final solution. Grazie per il follow, Cosmo, dovrebbe essere però col C. Oh, submitting, però vai. Eccolo. Ha fatto il submit. Quello che vi consiglio di fare dopo che l'avete fatto. È andare a vedere le soluzioni degli altri, almeno le prime due o tre, no? Perché di solito le scrivono 100 volte meglio la vostra, tipo questa qua infatti è scritta molto meglio, vedi, forma. Prende, fa il coso. Ah, io ho messo quel controllo lì sul coso, ma quello io onestamente lo metto anche per una lettura migliore. Cioè alla fine questo l'ha scritto uguale a me, ma l'ha scritto semplicemente più corto. Ci sta. Così, secondo me è illeggibile. Cioè, va bene tutto, ma così è illeggibile. Se devi metterci le mani, cioè AB0, aiuto 0, B0, si avvicini. Cioè, questi sono per fare i fighi proprio. Questo col for each function, non è casino, fantastico. Allora, io uso. È un misto in realtà. Uso C Sharp e JavaScript, però ultimamente più JavaScript. Però faccio sempre un mix, essendo full stack faccio un po' un mix. Faccio schifo in tutte e due comunque, quindi è un esperimento meraviglioso questo. Però ecco, questa cosa qua ti permette anche di imparare, come diceva stamani Francesco, ho scritto forse qua, o su Discord, non mi ricordo. Ti permette di prendere un po' più di dimestichezza anche col linguaggio con cui sta facendo il kata. Ok, qua, boom. Perfetto. Qua possiamo prendere e fare. Yes. E fare commit. E fare push. Bel sync, così mettete su, ok? Boom. Next one. Sì, ci stanno questi code words, non li avevo mai provati. Ti potrei rubare il format? No, no, ma figurati, anzi, non sapevo che facevi live così, anzi, no, se vuoi facciamolo insieme anche, facciamo delle live insieme anche, se ti va, non ti voglio, fatto qua contro CP, per fare un pochino, ok. Poi, che cazzo vuoi rubare? Ho 5 follower, c'ho. È guerra fra poveri questa, eh? Facciamo un altro A8, che sono carini quelli A8. Poi facciamo next kata, vediamo se me ne dà un altro 8. 6, se vabbè. No, no, aspetta, aspetta. Sì, esatto, ma cerchiamo di aiutarci fra noi schifosi, no? Facciamo un altro 8. Ma anche te fai live coding? No, non lo so, scusa, ma non sono venuto a vederti perché non sapevo che tu facessi live. Questo cos'è? Smallest? Unused? Questo è impazzito.
Soprattutto quando la fai live. Così ti vedo vedere. Ah, cagare, l'ho fatto che... Ah, ok, ok. Ma figurati, io... Sì. Sì, va bene. Ho giocato qua, ma io ho detto di non fare cosa, adesso chissà cosa ho combinato. Ma... Per fare sync, rifacciamolo. Io ho detto di non usare... infatti, mamma mia, ho fatto casino adesso, vabbè, infatti, vi ho detto di non... Ah, che merda. Sì, sì, scrivimi su Discord, scrivi, dai, ci organizziamo. Anche se la fai la sera, una volta posso fare la sera, mi collego. Anche se la sera principalmente non ci sono. Sì, ho fatto casino, perché gli ho detto di non usare... Esatto, adesso mi è fallita l'autenticazione. State, può chiudere un attimo se lo potete aprirlo, ma sta vedendo, l'ho proprio rotto. Basta. Ah, meno male, ve l'ha richiesto lo kid, dai, meno male. Sì, no, hai ragione, solo che qua fa prima, sto usando questo. Ah, io utilizzo... Sulla macchina principale ormai Gitkraken utilizzo. Però è a pagamento, io ce l'ho gratis perché sono MVP, ma uso Gitkraken. Provalo se ti piace. Allora, ciao programmatore meraviglioso, perfetto. Ah, se volete sentire poi merda quando fate Code Wars qua, vedete che c'è 89% di... No, qua, aspetta, qual era questo? Ah, questo è stato completato la metà delle volte. No, questa è la satisfaction. Mi avevo sbagliato. Pensavo fosse questo. Quindi è stato completato circa la metà delle volte. Un po' meno, anzi. Però. I have zero base and I have a deed to make each data unique. Therefore you need the method which returns the small deed for the next data item. Boh. Proviamolo, dai. Ah no, ok. Però source Gitkraken, scusami, funziona anche con repository locali, cioè non è così legato all'online. Ma è vero, guardaci, non è che ti... Source 3, se non sbaglio, sì, no, era Source 3 che era lento proprio come la merda quando lo usavo io, ma magari è passato un po' di tempo, lo uso da tantissimo tempo, onestamente, quindi... Bravo, sono arrivato tardi, tra l'altro fra 10 minuti stacco, 10 minuti tardi stacco. Smallest ZIDJS. Allora, andiamo qua sul terminal, torniamo sul terminal.
prendiamo il codice. Ah, che ho fatto? Quindi lui... Ah, ok. Quindi quando lui gli passa questo, Gitkraken, scusa, Gitkraken, provalo. Allora, ti ho detto che non è gratis, però forse, ma ripeto, controlla perché non mi ricordo. Se non ti serve la roba pro mi serve sempre collegarsi a roba tipo DevOps o roba del genere, forse non ti serve. Allora, quindi quando lui gli passa... esatto, Vale. Non mi ricordo, che io ci ho sempre avuto... L'ho subito messo come pro. E me ne sono fregato. Ok, ciao ciao, perfetto. Allora, qua deve dare 4. Come mica si fa? Allora, lui mi dà un array. Ok. Cioè, id è un array. Quindi sicuramente bisogna fare un for di questo id. Questo lo scriverò proprio male. Questo sbaglio non lo so fare, ragazzi. Non lo so proprio fare. Fa 0, 1, 2, 3. In questo caso qua deve dare 11. Oddio. Come si fa? Aiuto! Non lo so fare questo. Ecco, voglio finire 8 minuti. Poi metto un timer quando facciamo Code Wars. Si vede meglio lo schermo con la configurazione che ho messo oggi? Me lo sapete dire, per favore? Oddio, troppo zoom. Troppo zoom. Anche ieri mi dicevano che era un po' blur. Oggi non dovrebbe. Però ditemelo, perché se no ricambio qualcosa. Sto facendo 8000 di bitrate. Dove sta? Allora, 0, 1, 2, 3, 4. Devo controllare, bisogna controllare che non ci sia un salto, va bene. Se non c'è nessun salto, devo prendere il massimo più 1. Ah no, però come ne farà la rovescia? Parto da quello più alto. Scusate, se parto da quello più alto. Cosa
13, 3. Ma sono queste che danno fastidio, non ho capito. È impazzito? Quindi se siete spariti e lasciate, fate finta di non esserci a costo di non dirmi. L'hai così fatta, cazzo. Allora stai facendo anche te, allora sei maledetto, bro, perché così fai punti anche te, almeno quando bastardi. Prima li facevo un pausa pranzo quando ero forte. Ma stai facendo lo stesso? Ah sì, giusto, hai detto quasi risolto. Ah, stai facendo lo stesso per dire che l'hai risolto prima di me, eh? Bravo. Cosa possono fare praticamente? Se il prev è uguale a it is di index più 1, qua possiamo prendere e fare un return di prev. Quindi se è a 5 arriva a 3, quindi questo è 5, arriva a 3, questo è quello più 1, bisogna fare prev meno 1. Ah, ma l'ho scritto un po' di merda.
No, regole non ci sono come Fight Club. Questo è giusto. Sono ricambio la stessa condizione, certo, vabbè, ho capito. 4-11, il problema ecco lì che se l'altro deve arrivare 11, no, giusto, è giusto, è giusto, l'ho risolto. Fa schifo, ho scritto così, lo può cagare. Grande! L'ho risolto senza accorgermene. Oh, attenzione ragazzi, tanto sono. Ah, 10 minuti, sono in ritardo di un minuto. Proviamo a lanciarlo qua, eh. Ma no, ho fatto una soluzione proprio brutta. Però vediamo, facciamo un test qua. Ha passato i test. Attenzione, adesso faccio update. Attempt. Oh. Aiaia, eh sì, fa schifo, te l'ho detto, faceva schifo. No, ma i risultati vanno anche miei in realtà. Secondo me fa vedere qua come lo chiama? No. Non di random. Qua è come se saltasse questo qua, no? Che mi piace. Cioè se tocco questo cosa succede? Qual è il problema? Ma questo sicuramente era sbagliato. Perché ho 7, qua metto 8, cosa succede? È per questo che schianta. No, quindi neanche se mette numeri a caso in realtà. Beh, chiaro, sempre si fa in modo diverso.
Non c'è nessuno che lo fa nel modo giusto. Sancato non capisco. Che me qua mi funziona e lui no. Non so. Non capisco come mai lui non gli torna. Non so davvero, ragazzi. Lui fa 5, 4, 3. Quando è 3 fa quello sopra, è quello più 1, no, allora 4, e ora. C'è qualcosa qua. Poi qua cambia sempre, è bellissimo. E anche a me la scuola dei test che gli passa qua. Per 6, ho preso 4. Per 1, prendo un defined. E anch'io adesso te lo fosse, però mi piacerebbe capire. Non lo capisco, basta, do forfè anch'io. Non lo capisco. Perché non capisco i test che fa lui, è quello il mio problema adesso, non che non lo voglio risolvere. Non è che non capisco i test che fa lui. Perché non mi viene in mente che test possa fare. Che test che ho fatto io, cavolo, mi sembrava di averli fatti tutti qua. Se li metto qua 11, ah, se li metto uno più alto, ah, aspetta, 12, se li metto uno più alto, no, è giusto. Ma anche la soluzione che qualcuno non... Ma scusa, io qua ho messo... Che test hanno fatto questi? Cioè non capisco i test che fanno loro. 11. Ah, ok, questo test fa loro. Esatto. No, 4. Tocco gli occhiali. Non riesco a capire. Qua deve tornare 16.
al posto del 4 un 1 qua, dici? No, è quello. Se c'è un numero, allora. No, qua dovrebbe darmi. Ah, giù, ecco, bravo, hai ragione te. No, è vero, hai ragione. Dell'Ouest, cazzo. Vanno prima ordinati. Vanno ordinati, bisogna fare la rovescia. Capito? Porca miseria, ho sbagliato totalmente l'approccio. Solo che per ordinare un array diventi pazzo, mi sa, in JavaScript. Pazzo, basta fare il sort, perfetto. Mi prende come string. Ah, perché ha fatto, eccolo qua. Sì, no, ma così è troppo difficile. Mi sembra strano che sia così. Sì, va bene, si diventa. No, ma ci deve essere un modo. Quello fa così, che ha più senso, mi piace già di più. Quindi qua ti fa il sorting. Il sorting è un cazzo. Ecco, 1, 3, 7. Ok, calma. Qua bisogna fare. Se è tardi. A questo punto si fa i dis. E
Il prep ci serve sempre. Questo intanto rimettiamolo scommentato. E tutto si gioca su questa roba qua. Allora, lui adesso fa così, è zero. Poi l'avevo fatta alla rovescia perché io non so se c'è un elemento dopo. Perché se faccio così, cos'è undefined? No, ok, quello se arrivo alla fine sì, il problema è non mi preoccupo, alla fine si risolve. Che facciamo next? Ah no, aspetta, no, mi sono stronzato. Vabbè, allora calma, calma, allora io parto 0, allora, next. Next è uguale a element più 1, ok? Sono incartato, cazzo. Sì, che più o meno è quello che voglio fare io. Quello infatti, il test run è un problema, questo è facile. Ma l'ho preso di punto, dai, altri 10 minuti. Non so cosa c'ho al prossimo meeting. Ok, 10 minuti c'ho. Ti vedo in crisi, sì, sono in crisissima. Ma che poi la soluzione, guarda, quando la vado a vedere sicuramente sarà facile. Ne sono altamente convinto. Che sia facile. Non ti preoccupare. No, se... se l'index più 1 è diverso, se quello attuale, la next è l'elemento 1. Ce l'ho da fare anch'io, a che fare anch'io con Postgres tra credo un paio di settimane. No, ma non è che dovete seguirmi per forza, ragazzi, c'è anche secondo me l'ho presa di punto, invece le cose risolvere, insomma, non lo so. Diverso da next
su. Qui c'ho. Ehi, grazie per la sub, Capitan Ted. Grazie mille. Poi ricambio. Quando è la prossima volta che sei live? Stasera potrei venire a controllare se sei live stasera. No, non riesco, Grazie, ma non riesco. Ah, non sei ancora affiliato, ok. Dai. Proviamo a darci una mano allora. Dai che ce la fai a diventare affiliate. Cosa fai live la sera? Ma i giochi me l'ha detto, ma che giochi? Che poi dipende dal gioco, dipende poi dal culo. La sera peccato c'è tanta gente. È più difficile. Oh basta, questo non riesco. Lo faccio. Mettiamo nel Redmi, ci mettiamo un solvent. Vabbè, come prima volta comunque mi sono divertito almeno, dai. Spero anche voi, insomma. Gioco un po' a Valorant con un mio amico, mi sta facendo molto quel po' di World. Non sono un po' di UGS che sto imparando. Ah, bravo. Bravo con UGS. Ragazzi, basta. Sì, no, sta sulle palle, sta su fare, te lo dico onestamente, però che bisogna fare? Devo anche lavorare anch'io. Quindi niente, allora facciamo così. Facciamo che ci lasciamo così, con questa disgrazia. Sì, infatti. A questo punto però sono curioso, andiamo a vedere la soluzione, no?
visto che non l'abbiamo trovata. Qua c'è unlock solution. Eh certo, sì, voglio. Si può vedere perché non è. Ah. Pensa a te. Questa è la ragione Valentino, non l'ho capito. Non l'ho capita. Anzi, non ho capito la soluzione. Vabbè. Veramente non ho capito. Esatto, te le righe, ma. Sai che non l'ho capita? Include x, x più più. Succede. Infatti l'hanno risolto. Ora ho capito perché l'hanno risolto in meno della metà. È un 8, ma non è così. Secondo me non è 8 questo comunque. Sì, sì, no, ma è vero, è così, eh. Francia, solo che questo secondo me non è da 8, onestamente non è da 8. Questo onestamente non è da 8. Va bene, dai raga. Vado a lavorare. Facciamo un ride da Malva, che magari qualcuno conosce già, che è un mio amico di Twitch. Ah, sì, sì, è vero, è vero. Assolutamente. Ragazzi, ci vediamo da Malva. Ci vediamo e ci sentiamo domani per l'altra live, quella da 2 ore di pomeriggio. Ciao a tutti, grazie per essere stati con me stamattina. A presto. Ciao ciao.